Durante il BlizzCon 2019 abbiamo finalmente provato la nuova espansione di World of Warcraft. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Shadowlands. Le Shadowlands, o Terre Tetre in italiano, sono l'aldilà di World of Warcraft. Quella dimensione in bianco e nero in cui i giocatori finiscono ogni volta che muoiono non è altro che un'estensione di queste aree, un riflesso del piano materiale composto da un'infinità di regni. Nel corso dell'espansione il compito del giocatore è quello di addentrarsi nelle Terre Tetre per ripristinare l'equilibrio tra la vita e la morte, alterato dalle azioni di Sylvanas Ventolesto. L'area è disponibile dal livello 50 e permette di crescere fino al livello massimo di questa espansione, ovvero 60. L'uscita di Shadowlands dimezzerà infatti letteralmente la fase di leveling, che da quel momento in poi si articolerà in modo diverso per tutti. I primi 10 livelli saranno una specie di tutorial in cui i giocatori prenderanno confidenza con la classe scelta e impareranno a giocarla in una zona completamente inedita, con tanto di spedizione a misura di novellino. Raggiunto il livello 10, si potrà scegliere in che espansione crescere fino al livello 50, intraprendere la storyline di Battle for Azeroth o viaggiare nel passato con l'aiuto di Cromi per affrontare le espansioni precedenti. Blizzard vuole che il leveling diventi più significativo e che ogni level up sblocchi qualcosa, per esempio un nuovo incantesimo, un'abilità o un talento. Così facendo, i nuovi giocatori affronteranno la progressione con maggiore entusiasmo e i veterani dovrebbero far crescere più velocemente gli eventuali personaggi secondari. Raggiunte le Terre Tetre, la progressione assumerà una curva iniziale piuttosto tradizionale. I giocatori dovranno infatti avventurarsi nei reami che compongono questa parte delle Terre Tetre, che si ispirano a filosofie religiose e tematiche spirituali ben note. Selvarden, per esempio, è un reame in cui gli spiriti della natura si preparano alla reincarnazione, mentre Revendreth, il gotico regno dei Ventir, ricorda un po' il Purgatorio, visto che è in questo reame che le anime dei peccatori cercano la redenzione. Cercando di risolvere i problemi che affliggono questi reami, si prende confidenza con le congreghe che li dominano. I Kyrian a Bastione, i Necrosignori a Maldraxxus, i Ventir a Revendreth e i Silfi della Notte a Selvarden. Sono queste le congreghe da aiutare e che in buona sostanza ripropongono una versione riveduta e corretta di alcune vecchie dinamiche. Unfit to wear this crown. Una volta raggiunto il livello massimo, infatti, si deve scegliere una congrega a cui affiliarsi. Questa scelta non determina soltanto il santuario e tutta una serie di ricompense cosmetiche, ma anche una campagna esclusiva che svela alcuni segreti e permette di rivedere alcuni vecchi personaggi iconici. What am I supposed to do now? Le congreghe conferiscono non solo due abilità speciali, una generica di congrega e una specifica di classe, ma anche un nuovo sistema di progressione chiamato Soul Blind. Si tratta di una nuova versione dei seguaci reclutati nelle ultime due espansioni, ma in questo caso ci si lega spiritualmente a loro sbloccando alcuni bonus che si possono attivare o disattivare all'occorrenza, come fossero talenti. Questi nuovi personaggi sono caratterizzati da storyline specifiche che si traducono in missioni secondarie, che a loro volta permettono di migliorare i bonus di legame. È chiaro, insomma, che il sistema delle congreghe è stato pensato come un'evoluzione delle dinamiche escogitate nelle ultime espansioni, con un occhio di riguardo nei confronti della rigiocabilità e dei giocatori più esigenti che magari vorranno scegliere la congrega in base ai benefici che fanno più comodo alla loro classe. Cambiare congrega sarà infatti possibile, ma a quanto pare si tratterà di un processo piuttosto complicato e laborioso. Anche l'endgame di Shadowlands potrebbe essere particolarmente interessante. I giocatori potranno addentrarsi nella fauce solo a livello 60 e questa zona li metterà a dura prova fin da subito con nemici più forti e aggressivi. Non è ancora chiaro quale sia lo scopo della fauce in qualità di mappa vera e propria, ma la torre eterna che si erge al suo centro sarà l'obiettivo principale di ogni giocatore di massimo livello. La Torre Eterna è infatti una spedizione da 1 a 5 giocatori che scala in base alla dimensione del gruppo. Secondo il lead design Kevin Martens si potrà affrontarla anche da soli, mentre in gruppo non sarà necessario attenersi a ruoli specifici. Disegnando questa spedizione, Blizzard ha scelto un approccio roguelike. La planimetria cambia casualmente ogni volta che si entra, così come le tipologie di nemici e la loro posizione, e questo dovrebbe garantire teoricamente un'esperienza sempre diversa. La Torre Eterna non è a tempo, anzi gli sviluppatori hanno consigliato di prendersela comoda e setacciare ogni angolo per raccogliere risorse, materiali e anima, una nuova valuta che si può scambiare a Oribos. Sconfiggendo i nemici ed esplorando i vari piani della torre che diventano sempre più complessi e difficili man mano che si sale, ci si imbatte però in power-up casuali.
Alcuni potrebbero funzionare in sinergia e permettere di completare la spedizione con facilità, mentre altri potrebbero risultare inutili per il modo in cui si è generata la istanza. Le ricompense potranno comunque essere utilizzate per fabbricare i nuovi equipaggiamenti leggendari e il nuovo sistema permetterà di scegliere quali fabbricare e con quali statistiche secondarie. This world is a prison. Shadowlands è insomma un'espansione molto promettente. La storyline è intrigante e la Torre Eterna potrebbe essere una soluzione straordinaria in termini di endgame. Pare però tutto molto derivativo e praticamente tutte le nuove meccaniche sembrano essere esistite in un modo o nell'altro nelle precedenti espansioni. And I will set us all free.